deluso, amareggiato, insomma, quali sono i sentimenti, no, dopo questa sconfitta? Beh, assolutamente, dopo una sconfitta in casa non si può essere assolutamente contenti. Chiediamo scusa a tutti i tifosi, che noi siamo i primi rammaricati della prestazione di oggi, soprattutto il primo tempo, che secondo me abbiamo regalato un tempo al Notaresco. Il primo, no? Il primo tempo. Anche se il gol loro secondo me è viziato da un fallo di mano, poi vorrei rivederlo, però c'è da dire che il primo tempo loro hanno giocato meglio di noi, quindi il vantaggio era meritato. Poi è altrettanto vero che secondo me il secondo tempo siamo partiti molto meglio noi. Abbiamo fatto gol, abbiamo rischiato di fare il 2-1 con fall, una grande parata del portiere loro e poi un errore in costruzione, purtroppo il gol ci ha tagliato le gambe, quindi da lì poi è stata ancora più difficile, ci abbiamo provato in qualche modo ma purtroppo è finita così. Come spiegarsi questo primo tempo così proprio avaro, anche di idee, è apparso molto organizzato comunque il Notaresco? Ah sì, noi come facciamo tutte le settimane studiamo molto l'avversario, vediamo 3-4 partite anche loro, quindi sapevamo la squadra che andavamo a affrontare, una squadra che ama palleggiare, che ha giocatori vivaci, che ha un sistema di gioco anche complicato da affrontare. Poi la partita si prepara, poi a volte ti riesce, a volte un po' meno, però evidentemente dovevamo dare qualcosina in più assolutamente. Non so se è una mia impressione personale, però ho visto un Notaresco un po' più pronto a calarsi nel clima derby, molto determinato e grintoso su tanti palloni, voi un po' meno. Soprattutto il primo tempo, nel senso che il secondo tempo, soprattutto fino al gol, dopo l'occasione di fall, secondo me c'era una sola squadra in campo, anche come atteggiamento, come grinta. Primo tempo abbiamo regalato tanti contrasti, arrivavamo sempre secondi sulla palla. E quindi una squadra come il Notaresco non te lo puoi permettere, è normale che regalare un tempo intero poi è complicato, anche se abbiamo avuto qualche occasione sul calcio d'angolo, su una respinta su fall, però secondo me dovevamo dare di più assolutamente. Vincenzo Gatto, come giudica la sua prestazione, il nuovo acquisto? Ma Vincenzo è un giocatore che non lo scopro certo io, è un play di qualità e anche oggi si è visto che comunque si faceva dare sempre palla, cioè giocate sul corto, sul lungo, normale che con noi si è allenato solo ieri, quindi comunque deve entrare un po' nei meccanismi, è comunque un giocatore importante che ci potrà dare sicuramente una mano. Pizzi, come se ne esce da questa situazione? Dicevo prima ai suoi colleghi, io altre strade non le conosco, solo il lavoro. Da martedì riniziamo, sbolliamo questa delusione che comunque è grande. Bisogna solo lavorare, mettersi lì, lavorare sul campo, zero chiacchiere. Ecco, è arrivato Vincenzo Gatto per puntellare sicuramente il centrocampo, per creare anche un gioco diverso, no? Perché in queste prime 13-14 giornate il Chieti non ha mostrato, a nostro parere, un gioco anche sulle fasce arioso e anche diverso dai soliti lanci lunghi. Oggi lanci lunghi zero, bene così secondo me, però dovete ancora un po' trovare la quadra. Beh, è normale che noi durante la settimana lavoriamo su quello, poi il campo è un'altra cosa, nel senso che poi la domenica bisognerebbe mettere in campo quello che proviamo, poi a volte per la bravura degli avversari non riesci, quindi alcune giocate che provi non riescono e quindi dobbiamo essere sicuramente più bravi noi a trasmettere ai ragazzi. Però ti ripeto, solo con il lavoro sul campo si può provare a cambiare rotta. Lei non è un dirigente, però le faccio lo stesso questa domanda, sul mercato si opererà ancora? Ma questo bisogna chiederlo al direttore, noi siamo contenti della squadra che abbiamo, sappiamo di avere una rosa forte e competitiva e sappiamo che tutti quanti dobbiamo dare qualcosina in più se il nostro obiettivo è quello di primeggiare. Poi se arriverà qualcuno al mercato che ci può dare una mano è sempre ben accetto. Domenica prossima altro match interno contro il Real Monterotondo, lì non si può proprio fallire. Non si poteva fallire neanche oggi, però poi troppo tutte le partite di Serie D, purtroppo per fortuna è un campionato molto competitivo, quindi dovunque vai, anche domenica a Termoli è stata comunque una battaglia, vendono care la pelle giustamente, sono squadre organizzate, quindi dipende sempre dall'obiettivo che noi vogliamo avere, se vogliamo stare in alto e primeggiare sappiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche e dare tutti quanti qualcosina in più. Ultima cosa, lei sostituiva in panchina Chianese che era squalificato, tornerà la prossima settimana, insomma non so se che cosa lo ha visto, l'ha incontrato, cosa vi siete detti in questi minuti? In questi momenti le parole sono poche, bastano gli sguardi, nel senso che siamo tutti amareggiati. Purtroppo quando si perde o comunque non si fa una buona prestazione, ripeto soprattutto nel primo tempo, tutte le componenti sono
non felici, perché non si può essere felici se abbiamo un obiettivo così importante. Quindi ripeto, dobbiamo rimboccarci le maniche, dare tutti quanti qualcosina in più e provare a uscire da questa situazione che comunque diciamo, ci vede comunque lì sopra. Quindi bisogna essere delusi e amareggiati, secondo me non fare drammi più di quelli che ci sono, però è normale che sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più.